L'Unione Femminile Nazionale si trova a Milano in corso di Porta Nuova 32. Questa istituzione, costituita nel 1899, ha come obiettivi, come recita il manifesto originale, l'elevazione e l'istruzione della donna per la difesa dell'infanzia e della maternità, per dare studi ed opera alle varie istituzioni di utilità sociale, per unire in una sola sede le associazioni ed istituzioni femminili, con il vantaggio per le socie di avere una sede decorosa, una sala di lettura, conferenze, corsi di lezioni, intrattenimento e infine una biblioteca in comune. La biblioteca, attiva ancora oggi, possiede un vasto numero di volumi riguardanti temi storici e la condizione femminile, il tutto collegato al sistema bibliotecario nazionale. È aperta al pubblico dal lunedì al venerdì. Si possono trovare testi di saggistica, narrativa e riviste. Possiede inoltre importanti fondi archivistici, i più completi in Italia, i quali si possono tuttora consultare. Riguardano principalmente il movimento femminile nel paese. Noi siamo tirocinanti e ci occupiamo della catalogazione delle riviste. Della traduzione del sito dell'Unione Femminile in inglese e la sistemazione dei libri. Quindi l'obiettivo dell'Unione Femminile? Garantire i diritti sociali, questo lo fa l'Unione attraverso lo sportello legale e quello psicologico. Garantire anche una formazione e perseguire una consapevolezza, dare consapevolezza alle nuove generazioni della realtà in cui vivono le donne oggi e di dare consapevolezza del passato, del proprio passato.